Chiederei adesso a Franco Ferrari di farci un punto su quello che è lo scenario globale che il coronavirus diciamo, comporta, ma anche quali sono le cose che succedono sul coronavirus, intorno al coronavirus a livello globale. Sicuramente apre una situazione di grande instabilità, perché poi dipenderà quali saranno effettivamente le conseguenze economiche per le varie realtà e come le varie realtà usciranno dall'epidemia e riusciranno poi anche a rilanciare l'economia, perché c'è uno sfasamento fra, diciamo, i tre settori globali, mondiali più importanti, la Cina che ne sta uscendo, l'Europa che invece in pieno entra nell'epidemia e gli Stati Uniti che sono nella fase iniziale. Ora, cosa succede? Le ultimi sviluppi, intanto la Cina, sono usciti una serie di dati statistici che effettivamente danno il senso che l'impatto sulla produzione industriale, sull'attività economica, sulle vendite dell'epidemia nei primi 2 mesi dell'anno è stato molto pesante. A seconda dei vari dati, sarà dal 15, un calo dal 15 al 20%. Però gli economisti cinesi ritengono, nonostante questo, di poter recuperare rapidamente e prevedono comunque di riuscire ad arrivare a un incremento del PIL nel 2020 in Cina del 6%. È chiaro che se effettivamente ci sarà questo recupero, per la Cina sarà un modo anche per riaffermare con ancora più forza quello che è il suo ruolo internazionale. Mi sembra interessante il fatto che gli economisti cinesi critichino l'atteggiamento della Federal Reserve, perché ritengono, se capisco bene il loro ragionamento, che andare ad applicare tutta una serie di misure in questo momento, quando ancora non si è risolto il problema dell'epidemia e non si è bloccato l'epidemia, sia un errore e sia anche, diciamo, capovolgere la tempistica. Non so se hanno ragione, però è interessante, credo che ci sia questa valutazione dal loro punto di vista. L'Europa, non entro adesso sulle questioni, è evidente che si apre un problema di ripensamento complessivo di tutta la struttura e soprattutto delle politiche economiche e di quelli che sono stati i paradigmi dominanti di questi anni. Però un elemento che voglio rilevare è la grande debolezza della leadership. Le due figure più importanti, che sono ovviamente legate a Germania e Francia, sono in una situazione entrambe di difficoltà per motivi diversi. La Merkel, perché sta aspettando che la CDU tedesca scelga un successore dopo le dimissioni di quella che è stata scelta prima, e quindi si trova in una fase in cui non ha più la forza che aveva in altri momenti politici. In Francia, Macron esce dalle elezioni comunali tutt'altro che bene. È vero che le elezioni poi di ieri hanno visto una partecipazione molto bassa, per vari motivi sicuramente anche legati al coronavirus, però resta il fatto che un presidente che ha perso gran parte di quel consenso, di quel smalto che poteva sembrare avere all'inizio, e quindi anche lui è in una situazione di grande debolezza. Questo contribuirà a rendere difficile una via d'uscita per l'Europa nel suo complesso. E poi ci sono gli Stati Uniti, che sono nell'anno delle elezioni, quindi Trump si muove sull'epidemia tenendo conto di quello che gli serve di più per uscire vincitore dalle elezioni. Probabilmente l'avversario sarà Biden, ma resta il fatto che i sondaggi danno vincente oggi, ma in questi mesi possono succedere tante cose e non è detto che poi alla fine effettivamente Trump non ce la faccia a confermarsi. Quello che emerge anche da tanti fatti, oggi c'era dentro questa notizia, che Trump ha cercato di convincere una casa farmaceutica tedesca che sta lavorando sul vaccino a dare l'esclusiva agli Stati Uniti di questo vaccino, in modo che poi diventarono proprietari loro, ed è una notizia confermata da più fonti dello stesso governo tedesco, dimostra che Trump non ha nessuno scrupolo a dare delle sberle anche a quelli che sulla carta sono i suoi alleati, cioè gli europei. E anche questo, se Trump venisse confermato, potrebbe aprire degli scenari diversi se l'Europa riesce anche da questo punto di vista un po' a risvegliarsi,
e raffermare una propria autonomia. Però sicuramente vivremo mesi molto complicati e credo che alla fine lo scenario che ne uscirà non sarà quello con cui siamo entrati nell'epidemia, politicamente, economicamente, in termini di rapporto di forza globale. Grazie Franco.